Come aumentare le visualizzazioni sul nostro profilo Instagram? Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Arianna, in questo canale parlo di Instagram, social media e digital marketing e in questo video vi svelerò esattamente come fare ad aumentare le visualizzazioni sul vostro profilo Instagram. E no, non dovrete pagare le ADV per averle. Primo step fondamentale, crea contenuti che generano interazioni. E tu ti starei chiedendo, sì vabbè Arianna, ma cosa significa? Se i contenuti che stai pubblicando e che hai pubblicato finora non ti stanno portando un risultato, è ovviamente un segnale che qualcosa non funziona. Come puoi rimediare a questa cosa? Come puoi invece creare dei contenuti che riescano a generare delle interazioni e spingere la tua pagina? La cosa è molto semplice, devi testare altri contenuti. Smettila di creare sempre lo stesso contenuto in cui parli davanti alla videocamera, dove non c'è dinamicità, dove non ti sposti, dove non intrattieni l'utente. Smetti di creare il contenuto che parla di quella tematica noiosa a cui nessuno interessa. Cerca di variare argomento trattato. Io sono sicura che anche se è una nicchia magari molto specifica, riuscirai a variare tipologia di contenuto. Quindi la regola numero uno è sperimentare e provare anche a pubblicare quel contenuto che magari per te non è così interessante, ma che invece potrebbe esserlo per chi ti segue. Non aver paura di testare, di fallire, ma anche di imparare appunto da questi fallimenti. Questo è l'unico modo per poter migliorare nel tempo. A tal proposito ti voglio lasciare anche dei consigli che in realtà arrivano direttamente da Instagram, che consiglia di creare, per quanto riguarda i reel, video di massimo 90 secondi, che è la durata che appunto alla quale possiamo stare dentro, ma ancora di più di arrivare massima ai 45 secondi, che è la lunghezza consigliata per i tuoi video. In più, un'altra raccomandazione, sempre che arriva direttamente da Instagram, è quella di non ripubblicare i contenuti di TikTok con il watermark, quindi possiamo scaricare il nostro video TikTok e utilizzarlo per ripubblicarlo all'interno della nostra pagina Instagram, ma non deve contenere quel login di TikTok classico che dà molto fastidio all'algoritmo. Quindi piuttosto utilizziamo degli strumenti per scaricare il nostro video correttamente senza watermark. Quello che vi consiglio io si chiama SSS TikTok ed è gratuito. Secondo step per aumentare le visualizzazioni all'interno del nostro profilo Instagram è quello di collaborare con altri creator. Questo è un consiglio che do spessissimo e che non mi stancherò mai di dare perché è davvero molto utile. Collaborare con altri creator ti permetterà di aumentare la tua visibilità. Se tu pubblichi il tuo contenuto non solo sulla tua pagina Instagram, ma anche in collaborazione con un altro creator sulla sua pagina Instagram, perché grazie alle collaborazioni è possibile avere il contenuto su due pagine o anche più contemporaneamente, il nostro contenuto sarà visto non solo sulla nostra pagina dai nostri follower, ma anche sulla pagina del nostro collaboratore dai suoi follower. Questo ovviamente porterà più visibilità a entrambi i profili, creando così una collaborazione win-win. Fai quindi una lista dei collaboratori che potrebbero essere più interessanti, vai a selezionare, mi raccomando, pagine che possano essere affini a quello che già fai e chiedi loro di collaborare. Puoi collaborare creando un Instagram Reel, una diretta insieme o anche un post o un carosello classico. A te la scelta. Cerca di fare almeno un post in collaborazione al mese, soprattutto quando sei all'inizio e hai bisogno di crearti più visibilità. Terzo step fondamentale per aumentare le visualizzazioni all'interno del tuo profilo è quello di essere ricercabile. Per rendere ricercabile il tuo account ci sono alcuni step fondamentali, alcuni elementi fondamentali ai quali devi porre attenzione. La prima cosa è ottimizzare la tua biografia. La tua biografia deve far capire esattamente alle persone che arrivano sul tuo profilo di cosa ti occupi e in che cosa puoi essergli utile. Se non ci sono questi due elementi chiave, è molto probabile che le persone confuse non inizieranno a seguirti. Quindi inserisci questi due elementi e, se possibile, inserisci anche delle parole chiave all'interno della tua biografia. Cosa significa? Significa andare a mettere appunto delle parole che identificano la tua nicchia. Nel mio caso io ho scritto: ti aiuto a creare la tua community e monetizzare la tua passione su Instagram. Quindi, come vedete, c'è community, monetizzare, Instagram, che sono tutte parole che fanno capire all'algoritmo di cosa parla il mio account. Questo permette proprio all'algoritmo stesso di consigliarlo di conseguenza alle persone più adatte a quello che faccio. Secondo step poi per essere ricercabile è quello di inserire sempre queste parole chiave anche all'interno delle tue didascalie e degli hashtag sotto i tuoi contenuti. Esempio, sto per pubblicare un contenuto che parla su come ottimizzare il feed Instagram. Andrò a creare una descrizione dove vado a riprendere e descrivo il contenuto, quindi ad esempio in questo video ti mostro come creare un feed Instagram ottimizzato. In più andrò a inserire degli hashtag che siano sempre allineati con il contenuto del mio
contenuto che ho appena pubblicato. Esempio, Instagram feed, consigli per il feed, feed Instagram. Quindi, molto importante andare a inserire sempre delle parole chiave anche all'interno dei nostri contenuti Instagram e degli hashtag. Questo, ancora una volta, permette all'algoritmo di capire di cosa stiamo parlando e consigliare quindi alle persone giuste il contenuto. Terzo step, poi, per ottimizzare il nostro profilo è quello di selezionare gli argomenti giusti prima della pubblicazione. Ad oggi, quando andiamo a pubblicare nell'ultima schermata prima di pubblicare il nostro post o il nostro reel, c'è la sezione argomenti. Qui possiamo andare a selezionare fino a un massimo di 3 argomenti, che sono delle categorie che aiutano ancora una volta l'algoritmo a capire di cosa tratta il nostro contenuto e ottimizzare quindi poi le view. Se ad esempio io ho appena creato un contenuto che parla di imprenditoria, posso andare a selezionare proprio dagli argomenti la parola imprenditoria. In questo modo Instagram sa che il contenuto parla di quella tematica e potrà consigliarlo di conseguenza a persone giuste. Se tra gli argomenti non ce n'è uno che è rilevante o comunque collegato e allineato con quello che è il vostro argomento principale o l'argomento trattato nella vostra pagina Instagram, piuttosto non selezionate nulla. Ora, prima di passare alla prossima strategia per aumentare le visualizzazioni sul vostro account Instagram, ti voglio ricordare e ti voglio invitare, se ancora non l'hai fatto, a iscriverti al mio webinar gratuito Domina il gioco su Instagram. È un webinar completamente nuovo nel quale ti spiegherò l'esatta strategia per poter aumentare l'engagement all'interno della tua pagina, aumentare i follower e soprattutto trovare nuovi clienti in maniera costante. Quindi, se sei interessato a sapere come fare, mi raccomando, clicca nel link che trovi qui sotto nella descrizione. La quarta strategia per aumentare le visualizzazioni all'interno del nostro profilo Instagram è quella di incentivare gli utenti a inserirci tra i preferiti. Una delle strategie che proprio consiglia Instagram stesso è quella di chiedere agli utenti che ti seguono di inserirti nei loro preferiti. In questo modo Instagram mostrerà il tuo contenuto tra i primi a questi utenti. I preferiti infatti è un modo per far capire all'algoritmo Instagram stesso quali sono i nostri creator preferiti e andando ad esprimere una preferenza per queste persone, ogni volta che uscirà un nostro nuovo post, Instagram diciamo che ci darà la priorità nei feed di queste persone. Invece che farci galleggiare in base alle interazioni che abbiamo ricevuto, lo farà di default proprio perché siamo inseriti all'interno della lista preferiti di questi utenti. Come facciamo a essere inseriti all'interno della lista preferiti di questi utenti e quindi di conseguenza chiedere a loro di farlo? Lo vediamo insieme. Come prima cosa, gli utenti devono cliccare nel menu a tendine in alto a sinistra e cliccare su preferiti. Dopodiché cliccheranno nel bottone con queste 3 stelline, vedete qui in alto a destra, e andranno semplicemente a selezionare il nome. Esempio, adesso voglio inserire la mia amica Nicole all'interno dei preferiti, l'ho appena inserita, clicco su fine e vedete che è stata inserita. Quindi il passaggio è anche molto semplice. Ve l'ho fatto vedere così potete spiegare alle persone che vi seguono come farlo e assicurarvi di essere tra i loro preferiti. Quinto step per aumentare le visualizzazioni all'interno del vostro profilo Instagram è quello di monitorare gli insight volta per volta. Quanti di voi controllano i dati statistici? Secondo me molti pochi. Una delle cose fondamentali però quando andiamo a pubblicare tanti contenuti e dopo un po' di tempo è quello di andare a vedere quali sono i contenuti che hanno performato meglio e soprattutto chiederci perché ha performato così bene. Potrebbe essere per il tipo di registrazione che abbiamo utilizzato, magari molto dinamico, magari in un ambiente esterno, magari con vari cambi di scena, oppure potrebbe essere dato dal fatto che abbiamo portato un argomento particolarmente interessante per il nostro pubblico. Una volta che sappiamo perché questo contenuto ha performato così bene, andremo a riproporre contenuti simili. Sono quei cosiddetti contenuti in serie che hanno aiutato tantissimi creator a esplodere letteralmente su Instagram. Esempio, nel mio caso una serie che propongo è trucchi per Instagram Stories, trucco per Instagram Stories parte 1, trucco per Instagram Stories parte 2, eccetera eccetera eccetera. Voi dovete cercare il vostro e trovarlo e riproporlo in serie. Questo vi permette di aumentare le visualizzazioni sul vostro account e soprattutto di aumentare il vostro pubblico. Sesta strategia per aumentare le visualizzazioni del vostro account Instagram è quello di controllare costantemente lo stato del vostro account. E qui entra in gioco una delle cose che più spesso mi viene chiesta: Arianna, ma come faccio a capire se il mio profilo è sotto shadowban? Allora, ve lo ripeto qui perché magari non tutti giustamente sono così informati su quello che è il mondo di Instagram. Lo shadowban non esiste e questo è stato confermato non da me, Arianna, cioè non è che me lo sto inventando io in questo momento, ma è stato detto proprio da
Adam Mosseri, che per chi non lo conoscesse è il CEO di Instagram. Lo shadowban non esiste, ma il nostro account può avere delle penalizzazioni. Se il nostro account incorre in queste penalizzazioni, questo porta ovviamente a meno visibilità, meno seguito e anche magari un calo drastico di copertura. Ci sono, ovviamente c'è un modo proprio per tutelarci e per capire se il nostro account è stato penalizzato dall'algoritmo di Instagram oppure no. Come possiamo fare a vederlo? Ve lo faccio vedere immediatamente. Dal nostro profilo Instagram noi dobbiamo andare a cliccare nel burger menu in alto a destra, cliccare su impostazioni e privacy, scorrere fino in fondo fino a trovare la voce stato dell'account. E qui troveremo, se c'è qualcosa che non va, delle X invece che la spunta verde. Come vedete qui dice: non ho nessun contenuto rimosso, non sono stata penalizzata, quindi il mio profilo può essere ancora consigliato, non ho problemi con la monetizzazione e non mi è stato impedito di utilizzare alcuna funzione Instagram. Nel caso invece di qualche malfunzionamento, ovviamente Instagram ti può scrivere qui, in base alla sezione in cui sei stato penalizzato, il motivo della penalizzazione. Quindi come vedete è molto safe e noi possiamo assolutamente verificare in che stato si trova il nostro account in qualsiasi momento. Un'altra cosa che ti consiglio di fare, sempre proprio entrando una casualmente di queste funzioni, è quello di leggere le linee guida della community. Questo ti permette di avere una panoramica di quello che puoi fare su Instagram e quello che non puoi fare, perché spesso e volentieri neanche lo sappiamo, ok? Lo vai a leggere, così hai delle linee guida da seguire, in questo modo sei anche più sereno, ma poi sai che in ogni momento puoi verificare lo stato del tuo account semplicemente facendo gli step che abbiamo visto insieme. Così sai se il tuo account è in qualche modo penalizzato oppure no. Bene, per questo video su come aumentare le visualizzazioni sul tuo profilo è tutto. Io spero davvero che questo video ti sia stato utile. Se così fosse, mi raccomando, lasciami un bel like qui sotto, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, accendendo la campanellina per non perdere i prossimi video. Io non vedo l'ora di vedere aumentare le vostre visualizzazioni e interazioni sotto i contenuti. Noi poi ovviamente ci vediamo la prossima settimana. Ciao!